Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi parliamo di quella che considero una delle migliori letture dell'anno in assoluto, una vera scoperta, ed è Tokyo città occupata di David Peace, che è il secondo capitolo della trilogia di Tokyo. Lo facciamo subito dopo la sigla. In questa trilogia di Tokyo, David Peace, che è un autore inglese, analizza alcuni momenti storici, di particolare importanza per la storia della capitale giapponese e lo fa realizzando romanzi che sono autoconclusivi. Io sono partito dal secondo, che è anche il più breve della trilogia, edita Il Saggiatore, che ha ristampato tutti i volumi quest'anno e ha integrato il terzo, che è Tokyo Città Riconquistata, che invece era un inedito in Italia. E io ho acquistato il secondo perché era quello che mi ispirava di più a livello di trama, e ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. Praticamente la storia parte da 26 gennaio 1948, quando un uomo entra in una banca, si finge un medico, somministra un apparente vaccino ai dipendenti della banca contro la dissenteria che in quel periodo storico dilagava, e queste persone moriranno subito, qualche minuto dopo. Quest'uomo invece scomparirà nel nulla. Il romanzo è una sorta quasi di giallo, di thriller. Definirlo tale, ovviamente, banalizzarlo, perché non ha assolutamente alcun tipo di archetipo del giallo, però c'è questa rincorsa, soprattutto almeno all'inizio del romanzo, verso la ricerca del serial killer. Poi tutto si fa più complesso, ma non perché semplicemente il serial killer non si trovi, che veramente sembra irraggiungibile, ma si fa complesso per il modo in cui David Peace struttura il romanzo. Il romanzo è strutturato in 12 capitoli. Ogni capitolo fa l'autore parlare alcuni personaggi che sono stati coinvolti nella vicenda, quindi i sopravvissuti o le vittime o i detective che indagano il caso, oppure personaggi anche più laterali alla vicenda, che però hanno sempre qualcosa a che fare con essa. E quindi il romanzo diventa una sorta di raccolta di racconti, eppure non è tale. È difficile definire cosa sia questo romanzo, non è neanche un romanzo di racconti, come si dice molto spesso, no? Quei romanzi che magari hanno al centro un unico personaggio e poi i capitoli sono dei vari racconti. Non è assolutamente così, perché il tema centrale, di questo caso è appunto talmente centrale da farti sembrare tutta la narrazione un continuo, però allo stesso tempo ti ci perdi all'interno di questa narrazione, perché cioè, ci sono continue voci che dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, e quindi tu non sai veramente dove andrà a parare, non sai veramente dove si nasconde la verità. E la ricerca della verità è il punto centrale del romanzo, la ricerca non solo del colpevole, ma soprattutto di una ricostruzione storica che consenta alle vittime di un risarcimento morale, affinché chiunque possa ricordare un avvenimento di questo tipo che è stato un po' abbandonato all'oblio. Non solo come se così è scomparso il serial killer, è scomparsa anche proprio questo evento storico. E quindi David Peace vuole in qualche modo dare una, tra virgolette, consolazione alle vittime, dicendo: racconto la vostra storia. Ed è anche la storia della difficoltà di raccontare questa storia qui, perché il protagonista è uno scrittore che si ritrova a veramente far fatica a trovare le parole e quindi fa parlare gli altri. Quindi queste 12 voci, questi 12 capitoli e gli stili di ogni capitolo sono differenti tra loro. Questo è molto interessante perché sono tante voci che si differenziano, però al tempo stesso non si ha mai la percezione, come ho detto prima, che siano dei racconti, semplicemente perché, ok, ci sono tante voci diverse, tanti stili diversi, ma è come se fosse un unico grande autore, un'unica grande voce che racconta la vicenda. Non so come spiegarla questa cosa qui, però è in questo caso bellissimo. C'è una molteplicità di voci che però sembra una voce unica, che è poi è la voce dello scrittore, forse David Peace, o forse del lettore stesso che legge la vicenda. È un romanzo veramente ambizioso, complesso, non per questo non scorrevole. Sicuramente richiede un certo impegno di lettura e richiede anche di un certo fegato a leggerlo, perché è veramente una lettura pesante in alcuni momenti, alcuni passaggi veramente tosti. Per esempio, quando fa parlare le vittime, ti raccontano di come è avvenuta la loro morte, no? L'ingiustizia, la mancanza di verità, l'impossibilità di raggiungere un obiettivo finale, uno scopo. Questo caso singolo che è avvenuto appunto nel 1948
che poi scopriamo lentamente essere un qualcosa di molto più grande legato alla guerra batteriologica. E quindi è un romanzo, secondo me, incredibile. Poi la ricostruzione storica che fa David Peace, di cui avevo paura, perché molto spesso i romanzi che partono da un evento realmente accaduto, poi ti lasciano un po', cioè non riesci a entrare bene nella vicenda perché magari non la conosci e quindi dici, boh, cioè sembra quasi un libro scritto solamente per chi la conosce. David Peace non fa questo, ti guida, però al tempo stesso è viscerale nel modo in cui ti racconta le cose che sono successe, cioè fa una ricostruzione ottima, che veramente ti guida dentro, al tempo stesso te lo rende comunque complesso, perché sì, ti porta a comprendere tutti i passaggi di questo evento storico, però al tempo stesso, usando tante voci che si contrastano tra loro, usando anche dei tempi della narrazione diversi, quindi magari prima si racconta, prima si va indietro nel tempo, poi si va avanti, poi si racconta il presente, mescola tanto e diventa quasi un gioco, però interessantissimo da questo punto di vista. Quindi romanzo formidabile. Una cosa che ho apprezzato è che alla fine del libro ci sono le fonti, cioè le cose che hanno ispirato l'autore a scrivere questo libro, non solo i saggi da cui trae spunto per questa vicenda, da cui è approfondito, si vede che c'è un grandissimo studio di David Peace dietro all'evento, ma anche l'influenza di alcuni autori come Akutagawa, Rashomon e Nel Bosco, sono due racconti che l'hanno ispirato, oppure i film di Tarkovsky, o i drammi di Müller, o le opere poesie e prosa di Paul Celan. Bellissima sta cosa di quello che l'ha ispirato a scrivere quest'opera. E la scrittura è veramente particolare, aspettatevi uno stile unico nel suo genere, uno stile che si basa molto sulla ripetitività, sulla ripetizione, perché vuole creare quasi una musicalità nel testo e quindi alterna talvolta poesia a prosa, scrittura molto molto particolare, eppure è un romanzo bello, bello, perché non fa solo una ricostruzione storica, ma ti racconta anche proprio della vita delle persone e di quanto l'ingiustizia talvolta sia difficile da superare, e David Peace cerca attraverso il portare questo romanzo ai lettori di dare di risanare una ferita storica che sembra non poter essere più cucita. Bellissimo, leggetelo, sono stracurioso di leggere gli altri romanzi della trilogia, di continuare con David Peace, che è edito sempre il Saggiatore, e niente, fatemi sapere se avete letto questo, se avete letto altri della trilogia, se conoscete quest'autore, e mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!